ai risparmiatori che spesso fanno scelte anche più smart o anche più intelligenti a volte di stessi intermediari finanziari. Ecco, io vorrei capire da voi, JP Morgan, se chi dovrebbe fare questa operazione, chi entra direttamente in contatto poi con gli investitori privati, ha il livello di cultura a sua volta finanziaria adeguata per dare i consigli giusti. Talvolta in passato alla fine i risparmiatori italiani si sono anche lamentati di aver avuto, come dire, un deficit da questo punto di vista. Ma diciamo che abbiamo verificato negli ultimi anni sicuramente un notevole miglioramento, diciamo, per quanto riguarda quella che è il livello di cultura degli intermediari. Noi abbiamo appunto avuto la fortuna di poter lavorare a fianco a queste categorie, soprattutto quella dei promotori finanziari, ma non solo, e abbiamo visto una notevole evoluzione. Sicuramente ancora molto c'è da fare, nell'ultima crisi, i dati lo dimostrano, effettivamente chi aveva a fianco a sé un professionista serio non è incappato nella solita reazione vendo tutto perché qua tutto sta crollando. Effettivamente abbiamo visto un approccio leggermente diverso. Questi sono dei sintomi molto interessanti. Siamo purtroppo ancora lontano dai paesi, ad esempio anglosassoni, perché i dati dell'ultima crisi molto interessanti erano che l'investitore finale in Inghilterra e negli Stati Uniti era nei momenti peggiori della crisi compratore, ma molto forte compratore di fondi azionari. In Italia purtroppo abbiamo visto acquisti di fondi di liquidità. L'approccio è da una parte opportunistico, con una visione di medio-lungo termine. In Italia purtroppo è stato un approccio della serie: cerco di rischiare di meno, di perdere di meno. Ecco, Galli conferma questi dati, cioè noi cosa è accaduto nel mondo del risparmio gestito durante la crisi? Ci siamo comportati ripetendo errori del passato, cioè andando a vendere tutto quando si era ai minimi e poi magari ricomprando quando i titoli erano risaliti? E così, ma questo è uno dei grossi errori degli italiani. Non parliamo del secondo, che è quello di non saper cogliere il valore della diversificazione. Comprare un fondo vuol dire non scommettere sul singolo titolo, e quindi ha un valore enorme avere un fondo anziché avere questa idea del singolo titolo, del singolo emittente. Il secondo grosso errore è quello di comprare sui massimi e vendere sui minimi. Questo accade soprattutto da chi non ha dei buon consiglieri di fianco a sé, nel senso che è molto facile trovare un'idea del fai da te nei momenti di boom di mercato. Oggi bisognerebbe veramente andare a cercare con difficoltà qualcuno che sostiene di potersi mantenere facendo trading. Questa incapacità degli italiani di resistere di fronte agli eventi di breve termine, quindi di resistere di fronte ai momenti di crisi del mercato, è forse il nostro più grosso problema. La grossa differenza qui, devo dire, non la fa il gestore, ma la fa chi ti consiglia, chi ti ha di fianco e ti convince a resistere e a non avere quel tipo di atteggiamento molto legato all'immediato, alla tensione emotiva. Non è un problema solo italiano, però è un problema fortemente che da noi è ancora più forte che altrove. Lo vediamo, per esempio, mondo anglosassone, hanno vissuto tutto il dramma del crollo del mondo azionario, i disinvestimenti lì sono stati molto più contenuti di quelli che abbiamo vissuto noi. Questo sarà sicuramente uno dei temi principali che noi dovremo trattare. Ecco, Noia, quindi stiamo già iniziando a tradurre in concreto il termine educazione finanziaria e anche la consapevolezza di essere sui mercati, di poter mantenere i nervi saldi quando questi sono movimenti anche drammatici come quelli a cui abbiamo assistito da fine 2007 in avanti. Qual è la vostra esperienza da questo punto di vista? Certo, da questo punto di vista il risparmiatore italiano, voglio dire, deve essere certamente un pochino più educato, però, e mi ricollego a quello che hanno detto i colleghi, la verità sta veramente nel mezzo in questo caso, nel senso che se il risparmiatore italiano certamente non è quello più avanti di tutti in termini di conoscenza finanziaria, è però dal lato dell'offerta bisogna fare molto di più di quello che abbiamo fatto fino ad oggi, cioè ci devono essere consulenti, persone, professionisti che diano dei consigli che siano veramente nell'interesse di chi compra, altrimenti ci sarà sempre un conflitto di interessi latente del venditore che dal punto di vista del cliente non verrà mai percepito come vero alleato negli investimenti. Questo è il motivo per cui i promotori finanziari tengono molto meglio i patrimoni dei clienti rispetto ai, chiamiamoli, sportellisti bancari. Perché, e lo dico veramente con molta franchezza e pragmaticità,
perché i consulenti finanziari vivono del guadagno che fanno i loro clienti e non è spesso così invece dal punto di vista delle banche, che, posso dirla tutta, danno spesso dei consigli un pochino più interessati rispetto a chi vive del guadagno dei propri clienti. Oh, siamo entrati nella questione sicuramente centrale di cui abbiamo discusso molto anche qui sul nostro canale in questi anni, cioè il rapporto tra chi produce i prodotti del risparmio gestito, ci sono diverse case qui questa sera, chi li distribuisce. Il canale bancario è stato centrale in un paese come il nostro in cui le banche controllano gran parte dell'attività finanziaria e solo negli ultimi anni si sta andando verso una separazione tra chi distribuisce e chi produce, proprio per evitare che ci siano conflitti di interesse che spesso hanno anche minato la fiducia dei risparmiatori italiani. Sta tornando questa fiducia verso il risparmio gestito, oppure la risposta alla crisi è stata la ricerca di semplicità, cioè conti retribuiti, mattone, liquidità per non prendere rischi, non solo perché si aveva paura dell'andamento del mercato, ma anche perché mancava la fiducia verso gli interlocutori, Galli? Allora, c'è sicuramente questo essere molto difensivi del risparmiatore italiano, cioè, e questo è un fattore di fondo di cui non possiamo non tener conto. E anche certi elementi innovativi di alcuni anni fa, come i conti correnti retribuiti, oggi trovano poco spazio, cioè obiettivamente nell'attuale condizione di mercato chi ha questo atteggiamento difensivo perde le occasioni di investimento enormi. Quindi io non credo che questa sia una situazione, questo essere difensivi è estremamente pericoloso, perché nel lungo periodo significa avere un rendimento dei propri risparmi che probabilmente non difende nemmeno dall'inflazione, anzi certamente non difende dall'inflazione. Non dimentichiamoci che, come viene fuori anche dallo studio Banca d'Italia e di altre entità di ieri, una delle ragioni per cui noi stiamo assorbendo in parte meglio gli alcuni aspetti della crisi è che abbiamo uno stock di risparmio finanziario forte. Quindi se noi nel lungo periodo non capiamo che far rendere l'1% in più il nostro stock di risparmio significa la differenza tra l'essere poveri e l'essere, diciamo, moderatamente benestanti, su 30 anni c'è questa differenza, significa avere il 30% in più o meno di patrimonio, noi non arriveremo mai a comprendere anche qual è il valore del servizio che il risparmio gestito può dare al proprio cliente. Oggi il risparmio gestito è in grado di dare quella diversificazione, quell'esposizione a certi segmenti di mercato, penso per esempio ai mercati emergenti, le commodity, comparti azionari, che nel lungo periodo, nella giusta proporzione, saranno gli unici in grado di dare quel benessere in più per chi invecchierà. Busnardo, questo è chiaro al risparmiatore italiano in questo momento secondo lei oppure no? Questo è chiaro, va naturalmente assecondato, nel senso che molto spesso si assiste appunto a scelte allocative sia appunto in termini di patrimonio consolidato che di nuova raccolta di tipo subottimale, quindi un orientamento al breve termine, un orientamento sui conti di liquidità, un orientamento più a investimenti di tipo precauzionale, cautelativo, quindi significa appunto breve termine, sostanzialmente perché non si conosce da un punto di vista finanziario l'io, quindi quali sono i miei obiettivi, il mio orizzonte temporale, il grado di tolleranza al rischio, quindi le classiche regole di tipo finanziario, così come non si conosce nemmeno molto bene l'andamento dei mercati, perlomeno per macro temi, in modo da poter capire qual è la correlazione, ad esempio, tra un movimento dei tassi e il mio portafoglio obbligazionario. Quindi quello che si diceva inizialmente, quindi un rafforzamento della catena fabbrica, intermediario, cliente finale, con il supporto anche di voi media, per favorire questo processo di crescita dell'educazione finanziaria, alla fine, che non potrà però che essere graduale, nel senso che non credo ad uno shock da questo punto di vista. Shock ce ne sono di tipo esogeno, quindi quello che succede sul mercato, ma il processo di crescita degli investitori non potrà che essere di tipo graduale, con il supporto di tutti.